Presidente Cortellazzo, il diario scolastico 2024-2025 ha avuto modo di sfogliarlo, le è piaciuto? Sì, devo dire che ho anche il privilegio di sfogliarlo, diciamo in anteprima, prima della distribuzione ai nostri ragazzi. E come ho detto poc'anzi, diciamo, l'esclusività di questo prodotto, di questo diario, è che le tematiche, la parte grafica, la parte di contenuti è sempre importante e anche secondo me di stimolo e di motivazione. Mi è piaciuto, mi sono sempre piaciute tutte le edizioni e mi pare che ogni anno che passa, diciamo, ci sia sempre più. E si è sempre più performante e anche migliora tutto il contenuto e la parte grafica, per cui insomma sì, mi è piaciuto. Voi siete amici di viaggio dall'inizio di questa scommessa, ha detto una scommessa vinta l'altra volta, può crescere? Dico io, deve crescere, perché poi quando abbiamo 6 anni fa, come azienda, ovviamente non è una scelta personale, ma condivisa da tutta l'azienda, tutto il consiglio di amministrazione, dalla direzione, management, di fare questo investimento nelle, diciamo, generazioni piccole, cioè insomma, i ragazzini di prima, seconda, terza, quarta, quinta, elementare ovviamente, è stato sì una scommessa, secondo me è stata ampiamente vinta, però non bisogna mai fermarsi, non bisogna mai adagiarsi, bisogna sempre aprire nuovi orizzonti e mi pare che anche il diario di quest'anno, anche per il titolo, Tutti i colori del vento, abbiamo tutti la consapevolezza, insomma, che abbiamo sfondato sicuramente i confini, quelli polesani e quelli della Bassa Padovana, e quello importante vuol dire che è apprezzato non solo da chi ci ha creduto dall'inizio, ma anche da chi ritiene che possa essere un veicolo importante nelle nostre piccole e nuove generazioni. Presidente Frigato, buongiorno. Anche lei presente alla presentazione del diario scolastico 2024-2025 della Voce di Rovigo. E attraverso il diario, che messaggio e che ambiente vuole dare alle giovani generazioni? Sì, buongiorno a tutti. Appuntamento immancabile, non possiamo mancare noi, ormai è ripetuto nel tempo questo appuntamento. Questa volta abbiamo cercato di cogliere i colori, quindi attraverso la rappresentazione dei colori dei nostri bidoni, avvicinare i bambini e quindi far crescere in loro la curiosità perché vengono usati certi colori, quali sono, per differenziare i vari bidoni e quindi portare questo insegnamento ai genitori, perché sappiamo che i bambini talvolta sono loro che correggono i comportamenti dei genitori, nel corretto utilizzo dei bidoni per una differenziata spinta. Dottor Bressanin, anche l'Interporto partecipa quest'anno alla distribuzione del diario scolastico nelle primarie di Rovigo. Che messaggio vuole dare Interporto con questo strumento? Ma a parte che l'Interporto è fin dalla prima iniziativa che partecipa al diario, perché ritengo che un'impresa abbia un suo ruolo sociale e che di conseguenza aiuti ed investe nell'ambito della cultura e del messaggio ai giovani, e di conseguenza è un ruolo importante e una responsabilità che deve avere un'impresa. Poi posso aggiungere che devo, come si deve, fare sempre i complimenti a chi la realizza. Questa diciamo, impresa, questo oggetto che diventa un oggetto di lavoro da un lato per i ragazzi, ma anche di stimolo di curiosità, e lo dico ogni anno, di ulteriore approfondimento in quella che è la conoscenza del nostro territorio. Poi, fra l'altro, è un'iniziativa che si è allargata proprio grazie alla sua qualità ormai a tutto il Veneto, ed è una cosa che alla fine è un valore aggiunto che parte dalla provincia di Rovigo e si è allargato. Perciò, alla fine, il ruolo di un'impresa, e qui io lo riconosco e lo vedo in maniera in elemento importante, e allo stesso tempo vedo che questo è uno strumento che alla fine ha un obiettivo, che è quello di stimolare, oltre che a dare un aiuto alle famiglie e ai ragazzi come strumento di lavoro, ma stimolare la curiosità e la conoscenza di quello che è il nostro Veneto. Grazie.